Buonasera. Allora, il professor Iber Gaspar proseguirà con la seconda lezione del ciclo di 4 e credo che presentarlo a questo punto sia un po' così, perché insegna all'Università di Cambridge, oggi ha insegnato all'Università di Brescia e deve andare a Napoli a fare un congresso, è un po' mondiale, già conosciuto, ma comunque... E quindi diamo un buon ascolto alla sua parola. Grazie. Grazie. Grazie Giovanni, grazie a tutti per essere presenti questa sera. Mi sentite con questo tono? Sì. Sintonizzazione. Di voce abbastanza chiara? Sì. Ok. Bene, allora, sì, è la prima lezione di un ciclo sulla gravitazione. Ho immaginato un percorso di 4 lezioni, come si diceva prima, che ci porterà dalla fisica della gravità pian piano fino alla cosmologia, dove la gravitazione ha un'applicazione, un ruolo fondamentale, ovviamente. Quindi questa lezione, questo primo incontro, vuole essere essenzialmente introduttiva, introducendo proprietà molto basilari di ciò che sappiamo sulla gravitazione, ma proprietà basilari che verranno poi modificate, cambiate profondamente quando si passerà, come tenterò di spiegarvi al meglio che possono, dalla gravità classica, newtoniana e quant'altro, alla gravità einsteiniana e così via. Dunque, il percorso inizia con la fisica di Newton, ma prima di arrivare alla fisica o alla teoria della gravitazione di Isaac Newton, volevo fare un saltino più indietro, storicamente, vedere quali sono state le idee, alcune idee, tutte, che hanno preceduto le intuizioni di Isaac Newton, si parla di Galileo Galilei, anche prima, perché la gravità, la forza gravitazionale, va bene, come diciamo oggi, è una delle 4 interazioni fondamentali che conosciamo in natura ed è anche una delle più particolari, molto speciali, molto speciale rispetto alle 3 altre. Questo carattere molto distintivo della gravità emerge proprio nella relatività generale di Einstein, lì che proprio si manifesta qualcosa di straordinario secondo la fisica moderna, odierna. Dunque, prima di arrivare a questo, l'esperienza della gravità, o fare esperienza della forza di gravità, lo facciamo ogni giorno, ovviamente. Si dice... Si pensa alla gravitazione quando un corpo cade. Banalmente, cosa diciamo? Le cose, quando vengono lasciate libere vicino alla superficie della Terra, quindi qui, anche a Verona, quando lascio cadere qualcosa, come ho appena detto, si lascia, per esempio, vedete questo libro, è nello stato di quiete rispetto a noi, più o meno. Se poi lo lascio liberamente, lo lascio libero, non rimane lì fermo, ma è successo qualcosa. E chiamiamo questo effetto gravitazione, banalmente. Prima di Galileo Galilei e Newton, molti sono stati pensatori che hanno tentato di dire qualcosa di un po' più sofisticato di cosa, del dire banalmente, le cose cadono quando si è sulla Terra, verso il basso. C'è sempre il medesimo verso. Quando molliamo un oggetto, non abbiamo mai visto spontaneamente l'oggetto salire, sparire, scomparire nel cielo. Almeno non in circostanze normali. Non quando c'è un'altra forza, ovviamente, che agisce sul libro. Tutto questo per dire che
l'intuizione che le cose cadano verso il basso, cioè la constatazione più che l'intuizione, la constatazione sperimentale di base, è stata ripensata già a partire da un pensatore greco antico, ne avrete sentito parlare o letto in altri contesti, in greco Anassimandro. Anassimandro è citato spesso da un altro fisico, Carlo Rovelli, nei suoi trattati, perché ultimamente scrive molto e sempre di più, devo dire, sul problema della gravitazione, la gravità quantistica e cose del genere. L'ingegno di Anassimandro è stato di dire che non è semplicemente il fatto, il caso che le cose cadono verso il basso, pensava, sul suolo. Perché se le cose cadono sul suolo, le cose essendo corpi, oggetti, e il suolo essendo anch'esso un oggetto, la domanda è perché il suolo non cade anche lui giù, verso questo basso ipotetico. E è interessante vedere che Anassimandro immaginava il mondo come un blocco, ma che le cose possono cadere, che le cose cadono in realtà non semplicemente verso il basso, ma verso il centro di questa massa. Ed è questo che succede in realtà intorno al nostro pianeta. Non è che le cose cadono verso il basso, le cose vengono attratte e tendono ad avvicinarsi verso il centro della Terra, oggi diciamo così, quando si parla del nostro pianeta. Cioè c'è una forza di attrazione, come si dice oggi, sempre diretta verso il centro delle distribuzioni delle masse. E questo è già una cosa molto notevole rispetto al pensiero antico. Un altro pensatore che dice qualcosa sul moto dei corpi nel contesto della gravitazione è Aristotele. In poche parole, la fisica di Aristotele dice che i corpi subiscono questo movimento e una causa attiva, e i corpi tendono ad raggiungere il luogo naturale. I corpi materiali vogliono raggiungere la terra, no? I corpi solidi, l'aria, il fuoco e così via, salgono invece verso l'alto perché vogliono raggiungere l'aria, i corpi poco densi. Ma una cosa che dice anche Aristotele è che il moto di caduta è un moto, movimento di un corpo, che ha velocità costante. I corpi cadono con velocità sempre la stessa. Infatti sembrerebbe così quando si fa questo esperimento estremamente banale, no? Guardate questo libro che cade, cade abbastanza velocemente, no? In poco tempo raggiunge il tavolo. Non so se vedete o no il fatto che la velocità sia costante o no. La velocità vuol dire lo spazio che percorre per unità di tempo, no? In fisica questa la velocità lì, sinceramente, sembra che abbia ragione Aristotele facendo una roba del genere. Moto di caduta vuol dire, sì, questo libro vuole raggiungere in qualche modo la Terra solida e lo fa con una velocità che è sempre la stessa. Idea di base di Aristotele. In realtà qui stiamo entrando già nel contesto della discussione della legge, qual è la corretta legge della caduta dei gradi. Stiamo parlando qui della descrizione di come un corpo cade nel campo della gravità. Sto già usando dei termini che non si usavano a quei tempi. Dice semplicemente in che modo un corpo acquista velocità mentre cade. Sappiamo tutti che il primo grande artista che ha detto qualcosa di molto interessante e vero e sensato su questo è Galileo Galilei, e diremo qualcosa su questo suo importantissimo lavoro. Ma ci sono stati storicamente altre leggi, tra cui qui tre tipi di
proposte storiche, storicamente parlando, che sono state proposte per descrivere il modo in cui cade un corpo. Le leggi che propongono cosa? Quanto spazio, cioè quanti metri percorre un corpo mentre cade, in funzione del tempo. Cioè lo spazio percorso, lo spazio di caduta. Quanto tempo impiega un corpo a cadere data una determinata altezza e così via. E soprattutto con quale velocità cade un corpo a partire dal momento in cui è libero, vicino alla superficie della Terra. Quale velocità cade? E queste sono delle riflessioni che sono state fatte da studiosi, sì. Gli esempi riportati qua sono studiosi del XIV secolo. Parliamo di Alberto di Sassonia, Nicola di Oresme, ma anche il nostro, per modo di dire, Leonardo da Vinci e infine Galileo Galilei. Allora, tutti quanti hanno delle idee, vedete che l'idea fondamentale qui proposta in sintesi, vero? Alberto di Sassonia e dire che lo spazio di caduta, cioè che la velocità di caduta è proprio la radice quadrata, c'è cioè una legge matematica qui particolare. E qui nel caso di Nicola di Oresme vedete velocità di caduta in funzione del tempo di caduta e questo è interessante, la velocità di caduta è g, è una costante, ne parleremo tra poco, moltiplicata con il tempo. Quindi più il tempo passa, più la velocità aumenta. Qui invece abbiamo una rappresentazione di una legge che è dovuta a Galileo Galilei, che lo spazio che percorre un corpo mentre cade non è semplicemente direttamente proporzionale, poi spiego meglio cosa voglio dire, qui c'è un po' di matematica, direttamente proporzionale al tempo, ma proporzionale al tempo al quadrato. C'è una legge non lineare, una legge quadratica. Anche Leonardo da Vinci propone una legge simile, ve la faccio vedere un po' meglio tra un attimo, immagina una legge simile, ma le due leggi di caduta, diciamo così, quella di Leonardo e di Galileo, differiscono. In sostanza, quale di tutte queste idee è quella giusta? E tutti questi pensatori avevano più che altro intuizioni, ispirazioni, basate anche su, ad esempio, la filosofia di Aristotele o altre intuizioni piuttosto matematiche o filosofiche. Ma il punto fondamentale e la grande novità di Galileo Galilei è stato che Galileo Galilei insiste sulla necessità, come è scritto qua sotto, di superare una descrizione qualitativa, intuitiva, filosofica, come si vuole chiamare, cioè la forma mentis tipica aristotelica, non impostazione aristotelica, per cosa? Per arrivare alla misurazione quantitativa, sperimentale, ed è l'esperimento e il linguaggio matematico associato che potrà dire no, questa è la legge corretta, queste sono le proprietà del moto di caduta di un corpo. Questa è la corretta descrizione della gravitazione. Allora, in che senso? L'ispirazione di Leonardo. In poche parole, qui c'è un po' di matematica, anche abbastanza interessante di mezzo. Leonardo da Vinci proponeva una legge che si basava sulla somma, la successione, come si dice matematicamente, degli interi successivi. Il tempo che passa, vedete, 0 secondi, 1 secondo, dopo 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi, così via, e poi lo spazio percorso. E
l'idea di Leonardo è di dire che lo spazio percorso è semplicemente direttamente proporzionale alla somma degli istanti di tempo, la somma dei interi, una specie di effetto cumulativo. E la formula di base è di dire matematicamente, non so se avete mai visto questa cosa, la somma dei numeri interi è un problema matematico che si incontra quando si fa il calcolo di una serie aritmetica, no, di numeri interi. Di base, per esempio, quando facciamo 1 più 2 più 3 è uguale a 6. 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 2. Diventa un po' più complicata. Una formula di una serie generale, questa qui, che ho indicato lì matematicamente, è dovuta a Carl Friedrich Gauss. Il grande matematico tedesco Gauss ha immaginato questa formula da bambino, quando l'insegnante come sfida lanciava in classe il problema di calcolare la sommare i 100 primi numeri interi. 1 più 2 più 3 più 4 più 60 più 100, quanto fa? Sì, tutti quanti si scervellavano, ma poi la legge è il numero moltiplicato per il numero, cioè 100 per 101 fratto 2. Questo è il risultato e si dimostra questo facendo un ragionamento. Ma questa formula, la somma dei numeri interi, è la legge che ha proposto Leonardo per lo spazio percorso da un corpo che cade, che vuol dire i metri di caduta. Questo spazio all'istante t è proprio t per t più 1 fratto 2, determinata lì. Galileo Galilei propone, ma poi non si limita a proporre una idea matematica, ma va poi a fare esperimenti concreti per vedere qual è la legge corretta. Galilei alla legge si basa e parla della legge dei numeri dispari. E questo è interessante anche dal punto di vista matematico. Questa è una scoperta non di Gauss, ma risale ancora molto prima. È una scoperta di Pitagora. La somma dei numeri dispari è sempre uguale a un numero intero alla seconda, cioè è un quadrato perfetto. È bello questo matematico, sono i numeri pitagorici, no? Si pensa a Pitagora, sempre il teorema di Pitagora, triangolo, rettangolo, quadrato, ipotenusa, bla bla bla, sì, certo. Però immaginate nella testa, no? La sequenza dei numeri dispari, cioè 1, d'accordo? Poi 3, 5, 7, 9, 11, 13. In realtà i numeri dispari, un algoritmo molto semplice per generare numeri dispari, fai il numero dispari più 2. Ogni volta fai più 2, più 2, più 2, più 2, e hai tutti. Però quando consideriamo i numeri dispari 1, 3, 5 e 7, guardate cosa succede. Fate la somma cumulativa, no? I due numeri dispari consecutivi. 1 più 3, quando fa? 4. Ma 4 è 2 per 2. 4. 4 più il numero dispari consecutivo a 3. 4 più 5. 9. Vabbè, per 3. Bello. 9 più il numero dispari consecutivo a 5. 9 più 7. 16. 4 alla seconda, che bello. 16 più il numero consecutivo. 9. 25. 5 per 5, capito? 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4. La somma di tutti i dispari magicamente ti fa i quadrati di tutti i numeri interi. E quindi, ecco, Galilei propone che lo spazio percorso in realtà sono i quadrati dei numeri interi, se i numeri interi sono, per esempio, gli istanti di tempo considerato qua, no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, guardi solo i dispari, li sommi e hai i quadrati perfetti. Mentre Leonardo diceva, vabbè, hai interi, ne fai la somma diretta di tutti quanti e vabbè, hai una determinata sequenza, che è diversa.
Interessantemente, la natura, l'universo ha dato ragione più a Galilei che a Leonardo da Vinci. La legge corretta è che effettivamente lo spazio che percorre un corpo nel tempo mentre cade è proporzionale al tempo al quadrato, ok? È quadratico. Vuol dire che se il tempo raddoppia, lo spazio percorso sarà quadruplo. Se il tempo triplica, lo spazio percorso sarà 9 volte. E alla seconda. Allora, ma interessante qui, storicamente, l'atteggiamento del Galileo Galilei, quale formulazione, perché queste sono intuizioni matematiche, belle, armoniose, certo, però quale formulazione scegliere per descrivere la caduta di un grave? Galilei risponde, quella che non entra in contraddizione con l'esperienza. Enorme novità. Allora oggi l'esperienza che ci permetterebbe di vedere come cade questo libro mentre cade, il problema è che la velocità è elevata, quindi non, con l'occhio nudo fondamentalmente non si vede come varia e se varia lo spazio percorso in funzione del tempo. Uno strumento moderno potrebbe essere quello che usa la cronofotografia, cioè si lascia cadere i due oggetti di massa diverse e si stroboscopicamente si inviano dei flash di luce a intervalli uguali, è una specie di orologio luminoso, no? Che misura l'intervallo di tempo, cioè si osserva e poi si prende la fotografia ogni volta che si ottiene mandando un raggio di luce, insomma, sull'oggetto che cade. Effettivamente si vede che inizialmente il distanziamento è ridotto, ma poi vedete che il distanziamento aumenta, quindi qui c'è almeno una possibilità sperimentale di misurare, di vedere come varia lo spazio percorso in funzione del tempo. Dati di questo tipo effettivamente sono piuttosto ideali, ovviamente, per scegliere tra la legge, ad esempio, di Leonardo o qualcun altro e quella di Galileo Galilei. Gli esperimenti di questo tipo danno ovviamente e confermano la legge di Galilei. Lo spazio percorso non aumenta come il tempo, ma aumenta come il tempo al quadrato, più velocemente, diciamo così, ma al quadrato. Oggi matematicamente una formulazione più esatta, questa costante di proporzionalità, diciamo, tra velocità e tempo di caduta si chiama l'accelerazione gravitazionale. Cioè, Galileo ovviamente di flash di luce e orologi stroboscopici non ne aveva. E il modo che ha usato, per esempio, però ovviamente per dimostrare che un corpo quando cade accelera, ecco la parola fondamentale, il moto di caduta di un corpo è accelerato, non lo vedi così all'occhio nudo, ma si vede meglio su un piano inclinato. Cioè il genio di Galilei a quei tempi è stato di capire che un corpo che rotola lungo un piano inclinato, di un corpo lungo un piano inclinato è dovuto alla gravità. Lo stesso fenomeno. Però si vede meglio cosa succede, o meno, si possono fare delle misurazioni, delle osservazioni più raffinate, perché è più lento il moto del rotolamento lungo un piano poco inclinato, ma è la stessa gravità che causa questo fenomeno. E effettivamente, vedete, se ponete qui a intervalli regolari delle campanelline, il corpo che tocca le campanelline gli toccherà sempre più, con frequenza sempre maggiore man mano che scivola o che rotola in giù, indicando che la velocità aumenta. Ma anche se voi a casa, no, sollevate, se avete un tavolo, sollevate un'estremità del tavolo, fate un piano inclinato e fate rotolare qualsiasi oggetto,
che fa un po' di rumore, ci si accorge subito che inizialmente rotola piano, ma alla fine rotola, c'è una frequenza di qualcosa che si osserva e che indica un aumento della velocità. Ecco, il moto di caduta dimostra Galileo Galilei che è quindi accelerato, e non solo, lo spazio di caduta, cioè i metri percorsi da un corpo che cade, è proporzionale al tempo alla seconda, mentre la velocità con cui cade è proporzionale al tempo, e la costante di proporzionalità nel campo della gravità, questa g qui, no? Si chiama in fisica, okay, accelerazione gravitazionale. In prossimità della superficie della Terra l'accelerazione gravitazionale vale 9.81 metri al secondo quadrato nel sistema di unità di misura internazionale. Cosa vuol dire questa storia? Quando a scuola mi spiegavano metri al secondo quadrato, ero sempre rimasto incluso, ma cosa vuol dire metri al secondo quadrato? 9.81 vuol dire 10 per un fisico, no? Arrotondiamo, è quasi 10. Cosa vuol dire 10 metri al secondo quadrato? Vuol dire che l'accelerazione vale 10 metri al secondo ogni secondo, cioè 10 metri al secondo ogni secondo, fratto un secondo matematico. Cosa vuol dire concretamente? Quando prendete un oggetto e lo lasciate cadere, dopo un secondo la velocità del corpo aumenta di 10 metri al secondo. Dunque, se parte da zero, dopo un secondo di caduta libera, senza attrito con l'aria, quelle storie lì, la velocità è 10 metri al secondo. Dopo 2 secondi sarà 20 metri. Dopo 3 secondi, 30 metri al secondo, e così via. Dunque la velocità è proprio direttamente proporzionale al tempo, giusto? Questa è la legge di caduta dei gravi sostanzialmente. Mentre si può dimostrare che lo spazio, cioè i metri che percorre, quello è proporzionale a il quadrato del tempo, poi c'è sempre questa G, l'accelerazione gravitazionale vicino alla superficie della Terra, che vale questo 10 metri al secondo ogni secondo, e poi per un mezzo, un fattore numerico un mezzo. Ecco, questo per dare un esempio concreto, dato che stiamo parlando di gravità e tra poco parleremo di Isaac Newton, eccetera, eccetera, l'esempio famoso storico della mela, che avrebbe, secondo la leggenda, ispirato Newton sulla gravitazione universale, sulla natura universale della gravità. E se una mela cade, in un secondo quanti metri circa percorre cadendo, trascurando l'attrito con l'aria? Beh, se t vale 1, 1 alla seconda fa 1, g vale 10, 10 fratto 2, 5, circa 5 metri. 4.9, se g uguale 9.81, ok? E questa è un'informazione su cui torneremo a breve. Comunque, il fatto notevole da sottolineare è che piuttosto che fare speculazioni matematiche, puramente matematiche, filosofiche, Galilei fa esperimenti e scopre che, uno, moto di caduta nel campo della gravità in prossimità della Terra è un moto accelerato, che la velocità aumenta, come vi ho appena detto, no? Dopo un secondo 10 metri, se dopo 2 secondi 20, che è una proporzionalità diretta, semplice. Non c'è un'altra cosa su cui lavora Galileo Galilei, ed è il moto del dei proiettili, un moto parabolico. Queste robe qua in fisica si studia, ovviamente. Il geniale di questo pensiero di Galileo Galilei è che Galileo Galilei riesce a spiegare il perché di questo tipo di movimento, cioè quando si lancia un corpo, che traiettoria descrive e perché.
allora, Galileo, il genio di Galileo Galilei è di capire due cose, che il moto verticale, quando si lancia qualche cosa, io prendo questo foglio, quando si lancia qualcosa in aria, cioè verticalmente verso l'alto, il movimento è decelerato. Ma la decelerazione è proprio come questa accelerazione gravitazionale, salvo che è con il segno meno. È una decelerazione di 10 metri al secondo. Quindi se per esempio, se dovessimo lanciare questa cosa qua verso l'alto con una velocità di, che so, qua, di partenza in basso di 40 metri al secondo, dopo un secondo sarà 30, diminuisce. Dopo due secondi 20, 10, eccetera, fino ad arrivare a zero, arriva all'altezza massima e poi resta lì e no, accade questo moto di caduta al contrario e si riguadagna esattamente la velocità che aveva all'inizio, se tutto quadra, se trascuriamo gli attriti con l'aria e quant'altro. Quindi il moto nella direzione verticale è accelerato o decelerato. Per un fisico la decelerazione è un'accelerazione negativa, così o meno, stessa roba. Ma adesso non è semplicemente lanciare così il problema, è fare questo. È successo qualcos'altro. E Galilei ha capito che la gravitazione, cioè il moto di accelerazione e decelerazione, è nella direzione verticale. Nella direzione orizzontale non c'è gravità. La gravità è verticale. Quindi orizzontalmente questo corpo ha velocità costante. Se dovessimo osservare l'ombra di questo proiettile, l'ombra si muove con velocità perfettamente costante. È un moto uniforme, lo dicono i fisici. Mentre il moto verticale è decelerato e accelerato, tutt'altro. E se matematicamente combinate un moto accelerato, quindi lo spazio percorso dipende dal quadrato nel tempo, con un moto orizzontale che è uniforme, che dipende dal tempo, avete questa relazione quadratica, nasce che forma la parabola, l'equazione della parabola. Ci ha spiegato il moto parabolico. Ma è arrivato a questo insight, questa concezione, mediante il concetto di inerzia. E questa è un'altra enorme intuizione che anticipava Isaac Newton, il principio di inerzia. E contrario a ciò che pensava Aristotele anche. Aristotele diceva, nella fisica di Aristotele si dice che per garantire la permanenza del movimento di un corpo bisogna che vi sia l'azione, una forza, una causa permanente. E Galileo intuisce che questo non è il caso. In assenza di forza il corpo ha un moto inerziale, va avanti senza che vi sia una forza che agisce su questo corpo. Ed è questo che succede, vedete, nella direzione orizzontale. Non c'è gravità in direzione orizzontale, la gravità è soltanto in direzione verticale. C'è già questa incredibile e fantastica intuizione di Galileo Galilei, che riesce quindi a spiegare in questi termini qualitativi, ma comunque molto molto interessanti, questa cosa che viene chiamata oggi, insegnata così, no? L'equazione del moto parabolico. Moto nel piano, nel campo della gravità, nel quant'altro, con tutte le proprietà associate. Non c'è forza, come diremmo oggi, nella direzione orizzontale non c'è nessuna forza, quindi il moto è inerziale e uniforme. La forza è soltanto verticale, lì c'è il parabolico che entra in gioco. Cioè la combinazione di due movimenti, questo, no? Uno accelerato, come vi dicevo, verticale, positivamente e negativamente, è uno uniforme, orizzontale. Questa è un po' l'idea alla base del suo pensiero di Galileo.
Ma non solo, Galileo Galilei, come sapete, fa un'altra scoperta su appunto questa accelerazione gravitazionale, questo G in prossimità della superficie della Terra, questo 10 metri al secondo al secondo. Uno potrebbe pensare, non dipende dalla massa o dal peso del corpo che cade? Intuizioni o pensieri di Aristotele dicevano, maggiore è il peso di un corpo che cade, con maggiore velocità deve raggiungere il suolo, con maggiore accelerazione, si potrebbe anche dire in termini moderni, dovrebbe raggiungere il suolo prima. Galilei fa due tipi di considerazioni. Innanzitutto vede comunque che potenzialmente c'è una contraddizione già logica in questa idea aristotelica, diciamo di stampo aristotelico. Ma non solo, poi tenta di fare alcuni esperimenti per quanto riguarda questa proprietà dell'accelerazione gravitazionale. Effettivamente si potrebbe pensare che, vabbè, due corpi di massa diversa, adesso possiamo fare un altro esperimento, un esperimento molto, 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 molto banale. Qui abbiamo un libro, okay, che ha un determinato peso, ossia anche una determinata massa, e un fogliettino di carta. Se li lasciamo cadere dalla medesima altezza, ok, oggi tutti quanti sappiamo che non cadranno simultaneamente sul tavolo, ma sappiamo oggi anche perché. Facciamo un esperimento, facciamo così. Prima cade il libro e dopo il foglio. Quindi avrebbe ragione Aristotele? Allora, no, perché se prendiamo questo foglio, ok, ecco, lo comprimiamo, ok, diventa così, non cambia la massa. Ma cosa cambia? Diminuisce l'interazione tra il foglio e l'atmosfera, ho ridotto quasi del tutto l'attrito con l'aria, l'effetto dell'aria. Se lo lasciate, se li lasciate cadere, cadono tutti e due simultaneamente. Quindi il moto di caduta, questa accelerazione, è indipendente dalla massa, peso, di qualsiasi proprietà del corpo, se si trascura l'atmosfera o altri fattori. Un altro modo con cui si può vedere, ecco, vedete, questo è un altro foglietto, sempre simile, libro, vedete che non c'è nessuna attrazione, non c'è nessuna colla, niente, possiamo farli cadere uno sull'altro, cioè un po' riprendendo il ragionamento appunto di Galilei, ma dal punto di vista sperimentale, lo appoggiate sopra, così, e li lasciamo cadere. Se ha ragione Aristotele, il foglio dovrebbe cadere comunque dopo il libro. Invece li lasciamo cadere insieme, senza fare il vuoto nel libro. Quindi effettivamente abbiamo semplicemente eliminato, mettendo il libro davanti, ridotto l'effetto dell'aria sul foglietto di carta. Quindi il moto di caduta, trascurando gli attriti con l'aria, non dipende dalla massa. Questo è estremamente importante quando affronteremo nelle prossime lezioni, no? La nascita della relatività generale di Albert Einstein, perché questa idea è alla base del cosiddetto principio di equivalenza. Non anticipiamo troppo, lo discuteremo magari lunedì o lezioni successive, però è un assioma questo addirittura, un postulato della relatività generale. È un fatto che è misurato e constatato, questa indipendenza dell'effetto della gravità dalla massa, da esperimenti molto molto precisi. È un fatto più sperimentale che teorico. Viene assunto alla lettera tale quale dalla relatività generale e quindi è un postulato, non viene data una dimostrazione teorica, è una proprietà apparentemente molto profonda della natura, dell'universo o della gravità,
Ma al giorno d'oggi non esiste una teoria pura che spiega il perché di questa cosa. Si constata sperimentalmente. Qui si baserà questo fatto sull'uguaglianza tra ciò che si chiama in fisica massa inerziale, massa gravitazionale, cioè su cosa è veramente la massa di un corpo. Cosa si intende con massa di un corpo. Ecco, vedete, quindi già Galileo Galilei ha molte intuizioni, poi le farà delle altre ancora più profonde. Galileo Galilei intuisce il principio di relatività, proprio il fatto che le leggi fisiche, per parlare della cinematica e della meccanica, non dipendono dal sistema di riferimento usato, cioè in moto o in quiete. E questo è un altro assioma della relatività speciale di Albert Einstein. È veramente notevole e ultramoderno il modo di pensare di Galileo Galilei. E quindi, ecco, il modo però più così logico di ragionare di Galileo Galilei, che dimostra l'inconsistenza di alcune intuizioni aristoteliche, è proprio questo: se è vero che un corpo che ha una massa maggiore deve cadere o raggiungere il suolo più velocemente, cosa succede se leghiamo un corpo 1, lo attacchiamo, proprio questo giro qua avrei bisogno, ecco, dovrei fare così, lo leghiamo al corpo 2, e cosa succede quando cade questo sistema? Ci sono due modi di ragionare. Il foglio leggero vuole cadere lentamente e dovrebbe, se è attaccato al corpo più pesante, ridurre la sua velocità, sicché tutto il sistema cade con una velocità intermedia. Ma ragionando anche sul fatto che un libro più il foglio è un sistema unico, e la massa totale uguale massa del foglio più, vero, la massa del libro, e quindi la velocità di caduta dovrebbe essere superiore alla velocità di caduta del libro da solo e del foglio da solo. E quindi abbiamo una contraddizione, perché sono due verità simultanee che si escludono. È un paradosso. Soltanto ragionando così, poi evidentemente questi esperimenti li avete già visti in giro, no? Si possono vedere e fare in vari laboratori. Se fate cadere una piuma e un corpo solido, in presenza di aria la piuma cade ovviamente dopo, come abbiamo fatto con il foglio di carta. Se invece si fa nel tubo il vuoto, cioè tirate via tutta l'atmosfera, tutta l'aria, vedete, è molto bello da vedere, la piuma e la pallina di piombo anche cadere esattamente simultaneamente, la stessa velocità, stessa accelerazione. Non c'è nessuna dipendenza con la massa. Questo è una cosa intuita da Galileo Galilei. E qui potremmo già iniziare a ragionare a proposito delle differenze importanti che ci sono tra, diciamo, fisica aristotelica e fisica galileana. Ecco, vedete, gli oggetti si muovono di virtù propria, c'è questo principio attivo della fisica di Aristotele che fa sì che ogni oggetto tende a raggiungere il luogo naturale. I corpi solidi verso la terra solidi, la terra solida e quant'altro. La caduta di un grave è un moto attivo a velocità costante. Questo non è il caso, perché è la fisica appunto di Galileo Galilei. Ma anche inerentemente alla visione aristotelica, poi aristotelica tolemaica dell'universo, vi è una differenza tra i moti terrestri e quelli celesti. La visione aristotelica tolemaica del cosmo, le cose sulla Terra sono completamente distinte dalle cose inerenti alle sfere celesti nel cielo, al di là della sfera lunare. Le cose sulla Terra sono imperfette, corrotte, cambiano, sono mutevoli, mentre le cose che appartengono alla sfera lunare
sopralunare sono eterne, non cambiano, sono perfette. Non sono fatte dei quattro soliti elementi aristotelici, terra, aria, acqua, fuoco e così via, sono fatte di questa quintessenza, no? Quindi, elementi di natura eterna, perfetta e quant'altro. E arriva un altro grande pensatore, Isaac Newton, che volevo introdurre anche oggi, perché a partire da lì la fisica gravitazionale ha un'altra svolta. Isaac Newton in Inghilterra e la teoria della gravitazione universale. Okay? Ecco, questa è un po' la seconda parte di questa lezione, questa introduzione alla fisica gravitazionale. Anche la figura e il pensiero di questo giovane Isaac Newton, non so cosa ne pensate, ma che stupefacente. Cioè, un giovanotto del genere nel 1600 e rotti che arriva a queste astrazioni, che poi sono corrette ancora oggi, okay? Quando si spediscono delle sonde verso pianeti nel sistema solare, missioni spaziali, quale equazioni si usano? Meccanica celeste, le equazioni di Newton, la correzione di Einstein per certi versi per comunicare, sì, ma essenzialmente è fisica di Newton. È veramente stupefacente questo achievement. Su cosa si basa? Allora, il pensiero di Newton si esprime in modo meraviglioso in questa dinamica newtoniana, Newtonian Dynamics, è un po' il punto di partenza, la base di tutta la fisica classica, potremmo dire, escludendo l'elettromagnetismo, questo è per le lezioni successive, cioè è la base di tutta la fisica classica per quanto riguarda il mondo meccanico e la meccanica celeste, proprio il pilastro centrale della meccanica celeste, sta roba qua, cioè dell'astronomia classica. Stupefacente. Allora, la dinamica. Qual è il cuore della dinamica? Perché è molto importante chiarire queste cose. Perché insisto così molto su queste cose molto elementari? Perché sarà altrettanto sorprendente vedere come Albert Einstein prende tutto questo e lo ribalta. Questi concetti verranno, okay, non più applicati. E questo è incredibile, si dovrebbe spiegare, no? Spiego cosa esattamente succede. Dunque, qual è il cuore della dinamica? Capire l'effetto delle forze sui corpi. Innanzitutto, cos'è una forza? Iniziamo con questo. Cos'è la definizione di una forza nella dinamica newtoniana? Beh, una forza è effettivamente qualsiasi causa capace di alterare lo stato di movimento. O di quiete, di quiete, di movimento. Se un corpo è nello stato di quiete e poi cambia, non è più nello stato di quiete, vuol dire che vi è stata una causa per questo fenomeno. Newton gli dà un nome, force. Okay? Forza. Fisica newtoniana, un tale cambiamento dallo stato di quiete allo stato di movimento non è possibile se non vi è una causa. Questa causa è la forza. Ecco, anche in fisica quantistica questo banale fatto è violato, non è definibile un fenomeno quantistico, diciamo così, in fisica quantistica, in questi termini fondamentali. Bene, la dinamica studia più precisamente, ovviamente le forze hanno anche altri effetti, posso deformare un corpo, piegare un corpo, ok? Ma lasciamo stare questi cambiamenti. La dinamica interessa come cambia, ecco, il moto di un corpo quando vi sono delle forze esterne che agiscono su questo corpo. Diciamo così. Grazie alla gravitazione universale, la teoria alla quale arriva Isaac Newton, vi è una unificazione ancora più forte che non nel caso di Galileo Galilei tra la sfera celeste
e la sfera terrestre. Perché dalla fisica di Newton emerge che non soltanto i movimenti e la meccanica terrestre, ma anche i movimenti dei corpi celesti obbediscono a un unico insieme di leggi fisiche, la dinamica newtoniana e la gravitazione universale. Quindi questo muro che separa cielo e terra da Isaac Newton è stato definitivamente eliminato, anche se ha iniziato il lavoro, come ho tentato di spiegare, Galileo Galilei, perché in particolare Galileo Galilei dice, guardate, la fisica aristotelica ha delle crepe, cioè tutto l'edificio aristotelico non sembra proprio adeguato per descrivere il mondo reale. E poi Galileo Galilei osserva le cose, non ha scienza, fa esperimenti, vede crateri e montagne sulla Luna, vede macchie solari e tutta una serie di cose, che implica che la Luna e il Sole non sono apparentemente così diversi dalle cose sulla Terra, non sono così puri, perfetti. La forma della perfezione nella filosofia greca antica è la sfera. Allora, perché la Luna non è perfettamente sferica se ci sono questi crateri? Cosa significa? E quant'altro, quant'altro. Sono tutti colpi di martello in questo muro che separava la fisica celeste dalla fisica terrestre, ma Isaac Newton questo muro lo elimina del tutto. C'è un solo insieme di semplici leggi fondamentali che spiega il moto dei corpi così sulla Terra, ma anche, come vedremo tra un attimo, il movimento dei corpi celesti. Tutto questo pubblicato attorno al 1685 o quant'altro, nel volume Principia Matematica Filosofiae Naturalis da parte di Isaac Newton. È un achievement veramente notevole. Volevo, prima di arrivare a alcuni dettagli, arrivando quindi alla seconda parte finale di questa lezione, e descrivere come Isaac Newton arriva a pensare alla gravità. Allora, la famosa mela che cade ci fa già subito capire dove va a parare Newton. La mela è attaccata all'albero, ok? Se è matura, un bel giorno si muove cadendo. Quindi è cambiato lo stato di movimento, almeno lì. Se è ferma, la velocità è nulla. Se cade, la velocità non è più nulla, quindi c'è un cambiamento, c'è un'alterazione allo stato di moto, quindi ci deve essere una forza. Quindi la gravità è una forza. Poche parole. È una forza che, stranamente, la Terra, la massa della Terra, esercita sulla massa della mela o del corpo. La gravitazione è una forza. Ma non solo questo è l'intuizione, ovviamente, di Isaac Newton. Dice Isaac Newton da che cosa dipende questa forza. Matematicamente ci è arrivato. Questo è il genio di Isaac Newton. La forza dipende dalle masse, dalle due masse di entrambi i corpi. In questo caso la massa, per esempio, della Terra e la massa della Mela. Ma anche dipende dalla distanza tra i due corpi, più precisamente la distanza tra i centri dei due corpi. E più precisamente, vedete che c'è M1, M2 e poi una frazione fratto R alla seconda, sarebbe vettore. R al quadrato, ancora una volta questo quadrato. Vuol dire che la forza di gravità è descritta così nella teoria della gravitazione universale di Newton. Ve la enuncio, dopo ne parliamo. E questo spiega il carattere universale della gravità di Newton. Dice Newton, tra due qualunque masse o corpi dotati di massa nell'universo esiste una forza di attrazione, che è sempre attrattiva. E questa forza di attrazione è direttamente proporzionale, al prodotto tra le due masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i centri di questi due corpi. Vuol dire che
se aumentiamo di due volte, no, di un fattore 2, la distanza tra due masse, allora la forza di gravità tra di essi diminuisce di 4 volte, Hertz al secondo. Se triplichi la distanza tra due corpi, la gravità diminuisce di 9 volte, perché è quadratica la dipendenza. Domanda. Possiamo stare questa costante, dopo eventualmente, o dopo la prossima volta che ne parliamo. Dove arriva, come è arrivato Isaac Newton? Questo è interessante, volevo concludere questa lezione con questo, diciamo, ragionamento. Cercare di spiegare come Isaac Newton arriva qualitativamente alla legge di gravitazione universale. In particolare, perché proprio è vero che la forza di attrazione tra due masse qualunque è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra queste due cose. Allora, Newton sa che, perché vi ho parlato di Galilei prima e del moto di caduta libera di un corpo, quando un corpo subisce l'effetto della gravità, cade, e lo spazio percorso da un corpo che cade, vedete qui abbiamo fatto l'esempio, spazio percorso da una mela, è sempre proporzionale al quadrato della distanza, e anche c'è questo g che è vicino alla superficie della Terra e circa 10 metri al secondo ogni secondo, ricordate? Vuol dire che dopo un secondo la mela dovrebbe cadere di circa 5 metri. Qua basta 4,9 metri in secondo. Mettete il valore. Se lasciate cadere una mela o qualsiasi altro corpo, nei conti, non dipende appunto dalla massa, durante un secondo, trascurarne la resistenza con l'aria, l'effetto dell'aria contatto, percorre 5. Adesso Newton immagina questa cosa che è un po' raffigurata in questa figura. Newton sa del principio di inerzia, lo formula per la prima volta nella storia della fisica in modo molto preciso. Il primo principio della dinamica di Newton è proprio il principio di inerzia, che dice in sostanza se su di un corpo non agisce nessuna forza esterna, allora o quel corpo permane nello stato di quiete, oppure, questo è importante, oppure permane nel suo stato di moto rettilineo uniforme, va avanti a velocità costante, non c'è nessuna variazione. La Luna, il moto della Luna intorno al nostro pianeta, è rettilineo? No, se no la Luna fuggirebbe, cioè si muoverebbe in più, è curvilineo. Quindi non è un movimento inerziale, quindi anche lì Newton ragiona, se non è una linea retta vuol dire che c'è un'alterazione continua della tendenza che ha la Luna di sfuggire lungo le linee rette, diciamo così, tangenti nello spazio. Dunque c'è una, e ha capito che questa è la gravità, serve una forza. Questa forza è proprio la gravitazione. E non era un problema, cioè Newton ha immaginato che se una mela cade da un albero, che ha una determinata altezza, immaginiamo un albero ancora più alto, un po' più alto, la mela cade sempre, no? Immaginiamo un albero ancora più alto, di altezza ancora maggiore, la mela cade sempre. Immaginiamo un melaro, è impossibile, ma di avete un'altezza di 200 metri, le mele cadono. Dunque se la gravitazione arriva ad agire fino a 200 metri, per modo di dire, non c'è nessun motivo per cui la gravitazione non dovrebbe agire a 201 metro. Ma il ragionamento si prosegue, no? Aggiungi sempre un metro, non c'è un motivo per cui l'azione gravitazionale della Terra su un corpo smette di agire su quel corpo dopo una certa altezza. E quindi è perfettamente concepibile che la Terra, il campo gravitazionale della Terra, agisca non soltanto sulle mele, ma anche sulla Luna. E agendo sulla Luna, la gravità impedisce ad ogni istante di tempo la Luna di sfuggire
lungo le linee rette tipiche del moto inerziale, no? E quindi in curva, che causa questa, come fa una forza nella dinamica, no? Causa l'alterazione dello stato di moto, e in pratica la Luna sta cadendo letteralmente in un'orbita stabile intorno alla Terra. È una specie di moto di caduta senza cadere letteralmente sulla Terra. E pensate, questo è stato pensato dunque da questo giovane Isaac Newton, nel 1600, quei tempi lì, straordinario. Ma in più, non è soltanto l'idea che quadra, ma anche i calcoli. Guardate, questo è un calcolo, ecco, Newton si chiede, ma in un secondo di quanto cade la Luna? Allora, immaginava che ad una distanza che è uguale alla distanza Terra-Luna, l'accelerazione non è 10 metri al secondo, ma è un'accelerazione diversa. Come si può calcolare questo? Se si suppone, come ha fatto Isaac Newton, che l'accelerazione di gravità è appunto inversamente proporzionale al quadrato della distanza, conoscendo a quell'epoca lì comunque la distanza Terra-Luna, si può calcolare di quanto spazio dovrebbe cadere la Luna verso la Terra, verso il centro della Terra, in un secondo di tempo. L'accelerazione gravitazionale a livello della distanza Terra-Luna ha un determinato valore. Il risultato, che è stato calcolato da Isaac Newton, è lo spazio di caduta in un secondo della Luna è soltanto di 0,14 centimetri circa. 0,14 in un secondo, mentre in un secondo la mela, vicino però alla superficie della Terra, dove la forza di gravità è maggiore, no? Cade di 5 metri. E facendo questi ragionamenti, però il controllo geniale che ha fatto Newton è questo confronto geometrico. Allora, il moto della Luna intorno alla Terra, le caratteristiche basilari del moto di rotazione della Luna intorno al nostro pianeta erano note da Isaac Newton. Si conosce la distanza tra Terra e Luna. Ora vedete, la Luna avrebbe la tendenza inerziale di sfuggire lungo una linea retta, ma nel ragionamento di Newton la forza di gravitazione fa ricadere la Luna verso la Terra. E Isaac Newton ragiona, guardate, questo triangolo qui, questo è, oppure questo triangolo. È possibile calcolare questa distanza, cioè proprio l'arco di circonferenza percorso dalla Luna durante un secondo? Sì, perché si conosce, diciamo così, il tempo impiegato, se in un tempo impiegato durante il tempo circa 29 giorni che impiega la Luna per fare una rotazione completa intorno alla Terra, si sa qual è il valore dell'arco di circonferenza percorso dalla Luna in un secondo, è una proporzione, no? Si conosce la lunghezza della circonferenza completa e questa distanza qui. E cosa si può ancora assumere? Ecco, SL, questa piccola distanza qua, è quello che voleva calcolare Newton. Dopo un secondo, invece di andare in linea retta, la gravità fa sì che la Luna ricade, per modo di dire, no? Della distanza SL. Dunque, in questo triangolo rettangolo si può assumere che D e questo arco siano approssimativamente uguali, perché se una piccola parte, no, di una circonferenza è sufficientemente ristretta, è quasi quasi assimilabile a un segmento di linea retta geometricamente, un'approssimazione. Ma più è piccolo l'arco, più assomiglia a una retta, parte della circonferenza. Quindi quel D è approssimativamente uguale a quella frazione, vedete, un secondo fratto un mese, e il rapporto era noto, anche a Newton. Risultato, applicando qui, Pythagoras, il teorema di Pitagora,
si arriva a calcolare SL. E quindi, semplifichiamo il discorso, con questo ragionamento puramente geometrico, vedete, si conosce la distanza Terra-Luna, si conosce questa lunghezza D approssimativamente, in questo triangolo si fa il teorema di Pitagora, Newton deduce che lo spazio di caduta della Luna in un secondo è 0,13 cm, quasi in accordo perfetto con il calcolo che si fa supponendo che l'accelerazione G sulla Terra è 10 metri al secondo e l'accelerazione all'altezza della Luna è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Se fai questo, allora è, vedete, 0,14, 0,13. Funziona a perfezione. Perché Newton ha immaginato, ecco, la gravità si indebolisce man mano che si allontani dal corpo celeste in ragione del reciproco del quadrato della distanza. Pensate a un giovane ragazzo, quasi 24 anni, 1600, che fa questi ragionamenti. E ecco, qui, quanto tempo abbiamo ancora? Che ora è più o meno, ragazzi? Non voglio esagerare. 10? 10-15, dai. No, c'è una parte ovviamente qui che è anche rilevante per il discorso che faremo nelle successive lezioni. Questa teoria della gravitazione universale, unitamente alla dinamica di Newton, che riprenderemo per altri aspetti, spiega le leggi empiriche dedotte da Johannes Kepler, un astronomo tedesco, 50 anni prima di Newton. Ecco, bella. E spiega ovviamente anche la legge empirica di Galileo per la caduta libera dei gradi. Perché? Perché dice il secondo principio della dinamica, adesso vi ho enunciato varie cose, insomma. Il primo principio è il principio di inerzia, e già questo è assolutamente fondamentale. Il secondo principio è l'equazione fondamentale di tutta la dinamica di Newton, ma anche in fin dei conti tutta la fisica classica, meccanica classica, diciamo, e di tutta la meccanica celeste. Dice, se su di un corpo agisce una forza esterna sul corpo libero di Morris, allora questo corpo acquisisce una accelerazione. L'effetto di questo cuore di tutta la fisica newtoniana classica. Ricordiamoci questo bene. L'azione di una forza non produce semplicemente spostamento o velocità, ma soprattutto variazione di velocità nel tempo, cioè accelerazione. Quando una forza agisce su un corpo libero di muoversi, esso acquisisce una accelerazione direttamente proporzionale all'intensità di questa forza, chiaro, e inversamente proporzionale a una grandezza che si chiama la massa inerziale, appunto, la resistenza che oppone questo corpo al cambiamento dello stato di movimento. E quindi, dato che per Newton la gravitazione è una forza, se la gravità agisce su di un corpo, questo corpo deve acquisire una accelerazione. Tutto qua. Ed è proprio l'accelerazione gravitazionale di cui si può poi trarre il valore. E quindi la fisica della Terra diventa proprio identica alla fisica del cielo, perché le stesse leggi si applicano alla Luna, ma peggio ancora, non solo alla Luna, si applicano alla forza che esiste tra Sole e Terra, tra Sole e tutti i pianeti e i corpi celesti nel sistema solare. Avrebbe una visione universale che tuttora funziona molto bene fino a un grado di precisione enorme a parte certi effetti che discuteremo la prossima volta. Ma ecco. La faccenda di Keplero, Johannes Kepler, inizia con i suoi scambi, la sua collaborazione con un grande astronomo danese, Tycho Brahe,
il quale è un grande astronomo osservazionale a tutti gli effetti, osservazionale e, a tutti gli effetti, ha osservato una precisione notevolissima di Cobrae il moto sulla volta celeste dei pianeti nel tempo. Ecco, Tycho Brahe ha lavorato Johannes Kepler ha lavorato con e per Tycho Brahe. Tycho Brahe non gli ha dato tutti i dati sui pianeti che ha osservato, gli ha dato le sue tabelle soltanto per il moto del pianeta Marte, Mars. E qui guardate, per esempio, c'è una simulazione con cui si trova facilmente, che riporta la declinazione sulla sfera celeste, la volta celeste di Marte nel tempo. In rosso vedete la simulazione moderna, diciamo programmi, algoritmi moderni del moto di Marte sulla volta celeste. E i puntini bianchi sono le osservazioni a occhio nudo di Tycho Brahe. È roba precisa, la roba di Tycho Brahe, in perfetto accordo con le simulazioni moderne. Grazie a questa grande precisione delle osservazioni di Marte, il moto di Marte, la volta celeste, l'ottimo matematico, la testa matematica di Johannes Kepler, fa determinate deduzioni. Tycho Brahe è noto per aver osservato nel 1572 una delle prime supernova, stella nuova nel cielo, anche lì un colpo di martello nella fisica o visione aristotelica tolemaica del mondo, dato che la visione aristotelica tolemaica del mondo diceva che i cieli sono eterni, le stelle sono fisse, non cambia mai niente, tutto è immutabile nel cielo, no? Eh no. E su questo Brahe ha scritto un po', è apparso una stella e poi scompare. Cosa vuol dire? Che i cieli cambiano. Il corpo celeste che rimane associato alla stella osservata probabilmente da Tycho Brahe è tuttora visibile. Ma ecco, usando queste tabelle così minuziose, precise, Tycho Brahe, Johannes Kepler fa delle deduzioni matematiche, e una di quelle è, infatti sono le tre leggi di Kepler, come si insegnano anche nei programmi scolastici, no? La prima legge dice che la traiettoria descritta da un pianeta intorno al Sole è un'ellisse. Il Sole si trova in uno dei fuochi dell'ellisse, cioè che la traiettoria è ellittica. E poi c'è la legge delle aree, poi la legge che dice che il quadrato, il periodo di rivoluzione è proporzionale al cubo della semiasse maggiore, dell'ellisse e quant'altro, queste cose di astronomia che conosciamo bene, ma ecco, mettiamoci nella testa di chi viveva ai tempi, nei periodi, ecco, di Keplero. Queste sono cose prettamente empiriche, mi fanno molto pensare a ciò che accade in questi ultimi anni in cosmologia moderna. Cioè, vi sono delle osservazioni che sono veramente delle sfide importanti alla teoria che ci sta dietro a questa cosmologia moderna. Ai tempi di Keplero è successo bene o male la stessa cosa. Perché? Perché la gente pensava, i pensatori, ma cosa mai avrà fatto questo Keplero? È possibile che la traiettoria, il moto di un corpo celeste sia un'ellisse e non una perfetta circonferenza semplice, simmetrica, aristotelica, ancora un'altra volta? Persino lo stesso Galileo Galilei non ha creduto a questa previsione, riduzione di Kepler. Invece, ecco, sono rimasti piuttosto perplessi su questa stranezza osservata, empirica, quindi empiricamente dedotta, ma non capita con una spiegazione teorica. Ecco, la spiegazione teorica è arrivata con Isaac Newton.
La teoria della gravitazione universale di Newton, in particolare il fatto che la forza di gravità varia come il reciproco di questo famoso quadrato della distanza tra i due corpi, diciamo così, semplicemente. Non è semplice da dimostrare con un ragionamento o un'analogia, è molto complesso, ma questo fatto matematico implica che la traiettoria stabile di un pianeta intorno al Sole è un'ellisse e non una circonferenza. Dunque, Newton l'aveva dimostrato già questa cosa. È arrivata quindi la spiegazione di questa stranezza dedotta da, osservata da Tycho Brahe e dedotta matematicamente da Keplero 50 anni dopo le osservazioni di Keplero, con la teoria della gravitazione universale di Newton. È proprio questo fatto che la gravità decresce come il quadrato della distanza, non come la distanza o un'altra potenza, diciamo così, un altro esponente. È proprio quello che fa sì che la traiettoria è una conica, in questo caso può essere un'ellisse. C'è questa storia famosa dell'astronomo britannico Edmund Halley, nome associato alla cometa di Halley, che da Londra va a trovare il grande Isaac Newton, perché si interroga anche lui sul perché le traiettorie dei corpi celesti intorno al Sole sono delle coniche, no? Ellissi, o iperbole o parabola, nel caso delle comete, appunto. E fa la domanda a Isaac Newton: ma qual è, secondo lei, la forma, la geometria di una traiettoria di un corpo celeste intorno al Sole? È un'ellisse, dice Newton. Lei è completamente sorpreso, dice: ma come lo sa questo? Perché l'ho calcolato, l'ho dimostrato. Lei vuole assolutamente vedere, così almeno va la storia, vuole vedere questa dimostrazione, questo lavoro matematico di Newton. Dice: sì, aspetta un attimo. Si mette a cercare dappertutto nelle sue carte, non trova la dimostrazione. E dice a Lei: prometto di mandargli questo mio calcolo. Ma il risultato di questo è stato anche uno stimolo per Isaac Newton per riassumere tutte le sue scoperte di fisica matematica, nel trattato, alla fine, Principia Matematica, Filosofia e Naturalis. Perché prima dei Principia Matematica, Filosofia e Naturalis, il giovane Newton ha già meditato e maturato molto su molti pensieri sulla gravitazione. Il suo primo trattato, in questo senso, si chiama proprio, in latino, De Gravitazione. Ma poi è emerso questa cosa stupefacente, un trattato che contiene i tre principi fondamentali della dinamica di Newton, cioè il principio di inerzia, l'equazione fondamentale, poi il principio di azione e reazione, che questo è suo, in più la teoria in essenza della gravitazione universale e la dimostrazione che la traiettoria di un corpo celeste intorno ad un altro, diciamo così, è ellittico e non circolare. E questo è l'inizio della fisica matematica. E volevo dirvi, per concludere, un'altra cosa: avete forse visto l'espressione matematica di questa formuletta qua? La forza di gravità tra due corpi M1 e M2, ok, è direttamente proporzionale alla moltiplicazione tra le due masse, ma inversamente proporzionale, come ho detto, al quadrato della distanza tra di essi. Ma davanti c'è questo coefficiente di proporzionalità, G lettera maiuscola, che è una delle costanti fondamentali della fisica, è la costante di gravitazione universale. Il suo valore è molto piccolo, è 6.67 10 alla meno 11 newton metri quadro fatto chilogramma, qui c'è un errore, dovrebbe essere il chilogramma alla seconda, portate pazienza, ma vabbè. L'importante è un valore piccolo. Due cose. Da dove salta? Questo valore non era noto a Newton. Newton aveva bisogno solo di proporzioni. Il valore è determinato dagli esperimenti di Cavendish nel XIX secolo, XVIII secolo, molto dopo Newton. Un esperimento di laboratorio che si basa sul modo in cui
due masse fisse attirano gravitazionalmente, pur molto debolmente, due altre masse. C'è un effetto di torsione di un filo, di rotazione minima, e questo è stata misurata da Cavendish. Da lì si deduce il valore, di questa costante G grande, cioè il G con la lettera, diciamo, maiuscola. Vi stavo dicendo che il valore di questa costante di proporzionalità, della costante di gravitazione universale, è molto piccolo. Cosa significa in concreto? 6.67, cioè 6.7, quasi 7. 10 alla meno 11 newton, eccetera. Vuol dire che se si calcola con questa legge, con quanta forza si attirano, ad esempio, due bottiglie di acqua, una bottiglia di un litro, cioè un litro è praticamente un chilogramma di acqua, una qua, e una a un metro di distanza. Quanta forza c'è tra queste due, tra questi due corpi di un chilogramma distanti un metro? 6.67 10 alla meno 11. Dividere da, ok, 11 zeri. Newton. Newton è unità di misura della forza per i fisici. Okay. Per darvi l'idea, non praticamente niente. Niente, niente. Per darvi un'idea, un newton è più o meno il peso di un buon cellulare, avete tutti i cellulari. L'ordine di grandezza del newton, siamo lì. Questo è un newton, il peso di un cellulare. Dovete dividere questo da 1 seguito da 11 zeri, diciamo così, per arrivare all'ordine di grandezza. Cioè, praticamente un 100 miliardesimo, se dico bene, no? Del peso di un cellulare. Ecco, questa è l'attrazione tra un chilogramma e un chilogramma posti a una distanza di un metro. Allora mi direte sì, e perché allora i corpi intorno alla superficie della Terra e la Luna sentono l'effetto della gravità? La gravitazione è una forza estremamente debole. Si pensa che in questo universo, a questo livello, la gravitazione è l'interazione la più debole delle quattro che conosciamo. E semplicemente vicino alla Terra la sentiamo molto bene, perché la massa della Terra è enorme, e per far sentire la gravità hai bisogno di un pianeta, come minimo. Se no è talmente debole che a livello, diciamo, microscopico sembra contare. Ecco, io spero di avervi introdotto dunque le idee di base per quanto riguarda la gravitazione newtoniana, partendo da una introduzione, intuizioni di Aristotele e di altri, il lavoro sperimentale di Galileo Galilei e le sue scoperte, e poi lo sviluppo, la fioritura e l'esplosione, insomma, universale, si potrebbe dire, di Isaac Newton, dove la gravitazione è una forza. Vedremo nelle prossime lezioni che non è così nella teoria di Einstein. Sembra strano a dire, ma nella teoria di Einstein la gravità non è una forza. È descritta in un modo radicalmente diverso. E anche la distinzione tra moto inerziale e moto gravitazionale, anche lì completamente ribaltato, mi piacerebbe spiegarvi questo. E come questo porta pian piano alla cosmologia moderna, e cosa dice la fisica moderna della gravitazione oggi. Io concluderei qua, se avete delle domande. Benvenuto. Allora adesso lasciamo spazio alle domande, però prima vorrei ricordare che il professore sarà qua anche lunedì sera per la terza lezione. Ci troviamo lunedì sera alle ore 21, chi vuole venire. Poi ci sarà la quarta lezione, altro lunedì. E quindi, fiato le trombe, chi ha domande, alzi la mano. Tutto chiaro, chiarissimo. Speriamo. Una domanda vorrei farla anch'io. Sì.
questa materia, ogni corpo è una materia, e ha questa forza. Questa forza come nasce? È un'ottima domanda, perché è veramente un'ottima domanda. È una forza, come dire, elettromagnetica, è una forza meccanica. Cioè, se io volessi creare la stessa forza, cosa dovrei fare? Se ci riesco, naturalmente. Newton direbbe basta avere massa. Basta avere massa. La massa è fatta di molecole, è fatta di... Ogni molecola ha una massa. Ogni molecola ha una massa. E nasce questa forza, che è poi un'energia. Qui siamo vicino ad Einstein. Ogni massa è anche energia. È anche energia. Effettivamente la gravitazione è einsteiniana, ma allora la sua fatica è simile alla fatica dello stesso Newton, perché accanto alla degravitazione, accanto ai principi, principi matematici, filosofia e naturalis, Newton ha scritto un trattato in inglese, Optics, ottica, dove riassume un altro capitolo delle sue scoperte sulla luce, l'ottica di Newton, i colori, l'esperimento col prisma, bla bla bla, e però alla fine, o nel bel mezzo del trattato, c'è questo capitolo che si chiama queries, interrogazioni, cioè domande, questioni, queries, in inglese, e una di queste è proprio su cosa diavolo è questa gravità, cioè come fa la Terra attraverso lo spazio vuoto ad agire su un corpo distante come la Luna. Sa che c'è qualcosa e le dipendenze matematicamente quadrano, ok? Ma dice Newton, e queste sono parole sue testuali lì dentro, you must be foolish, a fool, to believe that the Earth can act through vacuum at a distance. Bisogna essere un po' pazzo per veramente credere che attraverso lo spazio vuoto, senza nessun contatto visibile materiale, un corpo celeste come la Terra riesca ad agire a distanza, che è un'azione a distanza, nel vuoto addirittura. E infatti Einstein cambierà le carte in gioco dicendo che la gravità non è una forza che agisce, è la geometria dello spazio stesso che non è euclidea, non è regolare, e quindi neanche le traiettorie sono linee rette, ecco perché la Luna incurva la sua traiettoria. È sempre una domanda? Un altro modo di descrivere. Io avrei una domanda un po' eretica. A me è capitato di andare in Abruzzo e frequentare da 20 anni degli alchimisti, ma... Alchimisti. Ma parliamo non del pagliacci, ma gente che col fuoco ha fatto... E ha detto che per loro Newton era un grandissimo alchimista, però non ne ha fatto parlare perché poteva girare, perché aveva andato a dire la roba, insomma, era tutto lì. Perché l'alchimia consente di arrivare a livello intuitivo. Giordano Bruno era un alchimista, anche se lo faceva di nascosto, diciamo, ha frequentato gli alchimisti. È una cosa un po' eretica, so che sto qui quando parlo di queste robe qua, mi parlano male. No, ma non so, ma... Ok, è un po' come le istituzioni di Aristotele, che non c'è nessun male. L'alchimia è un po' l'antenata della chimica, no? Di una scienza, diciamo, che è nata più moderna, è vero. Isaac Newton ha fatto ricerca alchimica e moltissima. E poi si sa, non solo, anche Isaac Newton ha fatto studi storici e teologici, soprattutto di teologia, ancora più abbondanti. Sì che la somma totale dei scritti di alchimia e di teologia supera tutti i scritti di matematica e fisica. Infatti Newton era molto interessato in tutte queste questioni profonde, ma ha ammesso anche però che alla fine, oltre a non capire come fa la gravità ad agire a distanza e queste cose qua, ha anche ammesso di non capire quali sono le forze che agiscono veramente nella materia, quali forze fanno reagire una sostanza chimica con un'altra. È normale, poverina, cioè avrebbe anche scoperto la forza elettrica, l'elettromagnetismo, quella
oggi parliamo di elettroni, di atomi, eccetera. Ma infatti un'altra cosa che dimostra l'enorme lavoro, cioè il frequente lavoro in alchimia fatto di Isaac Newton, è questo. Ci sono alcuni fatti su Isaac Newton che dimostrano la sua personalità completamente diversa rispetto a molti altri contemporanei suoi. Uno è che, per esempio, è stato fatto un'analisi di un capello di Sir Isaac Newton e c'è una concentrazione elevata di mercurio in questo capello del Sir Isaac Newton, dovuto al fatto che facendo numerosi esperimenti di alchimia, l'antenato della chimica, lui cosa? Come si verificava l'esito di un esperimento quel tempo lì? Si assaggiava l'acidità, la dolcezza, la neutralità, in bocca, tutto in bocca lui. E poi sul suo corpo lui non ne fregava non tanto. Si sa che Isaac Newton, per esempio, e ci sono i suoi disegni, era interessato nel mistero della visione e di come la luce, quando penetra all'occhio, forma immagini. Cosa ha fatto il buon Sir Isaac Newton, giovane però? Ha preso un bastoncino di legno, così, ha limato, come dire, ha arrotondito, si dice così, no? Un'estremità in modo da entrare dietro l'occhio per deformare il bulbo oculare e vedere cosa succede con la visione. Poi quasi perso la vista. Poi tutti dicono non guardare mai in modo fisso il sole. Cosa ha fatto il giovane Isaac Newton? Ha fissato un sole per vedere quali sono le estreme conseguenze. E lì le conseguenze, ha veramente quasi perso la vista. C'è questa storia dove ha dovuto rinchiudersi al buio per giorni e giorni e giorni. Vedeva, descrive questo, vedeva sti colori giallo, blu, rosso. Io volevo capire proprio l'effetto di tutte queste cose sul suo corpo, a parte il fatto che si diceva che vedeva molto spesso fumi gialli uscire dalla stanza di Newton al centro. Confermo. Comunque sì, alcuni lo chiamano l'ultimo grande mago, l'ultimo dei alchimisti forse. Ma comunque sì, un uomo estremamente curioso. Volevo sapere la gravità fino a dove si riesce a misurare, a sentire oltre la Luna. Allora, la gravitazione in principio, se lavoriamo nella teoria di Newton, non dipende dalla distanza, ma che a migliaia di anni luce tra due corpi esiste una, anche se minimissima, è 0,000, dice la meno non so che cosa, Newton, ma c'è. Tra due qualsiasi corpi del cosmo. Ovviamente essendo inversamente proporzionale al quadrato della distanza sarà un numero piccolissimo, però c'è. Einstein dice la stessa cosa, però in più c'è bisogno di tempo, di un tempo lungo, perché la gravitazione via. Ecco, questo era un'altra, diciamo così, un altro aspetto in relazione alla domanda di Giovanni. Newton si poneva anche questa domanda, ma con quale velocità si propaga questa azione gravitazionale? È istantanea? Cosa devo dire? Oppure se si propaga, ma con quale velocità si propaga? E perché quella velocità e non un'altra? E Einstein dimostra che questa l'azione gravitazionale è legata alla velocità della luce. E quindi se due corpi sono molto lontani, si influiscono gravitazionalmente, ma c'è bisogno del tempo di luce in più. E in più c'è il fatto che l'intensità della forza è molto, molto, molto piccola se i due corpi sono molto distanti. Quindi un pianeta lontano dal Sole, sì? Non si sa i tempi che ci impiega per tenere l'ultimo pianeta. Beh, per esempio, sì, noi siamo distanti da Sole 150 milioni di chilometri di terra, no? Se il Sole dovesse scomparire istantaneamente,
continueremo a girare per 8 minuti e 20 secondi. Solo dopo la Terra sfugge un po' questa va in linea retta, inerziale, no? Senza forza il corpo va in modo. Quindi c'è un tempo in cui la velocità della c'è luce. Un tempo per tenere l'attratto il corpo dalla parte di là. E la velocità della luce. Altre domande? Siamo tutti sterefatti da queste situazioni. Ma se la Terra fosse un corpo celeste, la Terra sì? Fosse più piccola ma con la, cioè più denso, cioè la stessa massa si concentrasse avrebbe la stessa gravità. Senta che lo sentiamo tutti la sua... No, ha già finito? Sì, finito. Sì. Sentire nessuno. Posso sentire a tutti, non per la sì, per rispondere a questa domanda, se la Terra fosse più piccola, più densa, avrebbe la stessa gravità. Allora, guardate, l'accelerazione di gravità, conseguenza di questa formuletta qua, massa fratto raggio alla seconda. Vedete, se questo rapporto cambia, se la massa della Terra è sempre quella, ma la comprimete, no? In un raggio più piccolo, questo rapporto aumenta. È così che si formerebbe anche il buco nero, non so se era presente nelle lezioni precedenti, sì. Cioè un corpo di densità sempre più grande, intorno ad esso c'è un'accelerazione gravitazionale sempre più. Una domanda semplice: come mai le orbite dei pianeti sono ellittiche e non circolari? È una domanda estremamente semplice, ma la risposta è estremamente complessa. Lo stesso Feynman non è riuscito a trovare una spiegazione in forma di analogie, no? Didattiche. Ecco, è proprio un challenge, non so se qualcuno... Io non saprei come fare. C'è la dimostrazione matematica, ma comunque il motivo è questo. La traiettoria non è una circonferenza perché appunto la forza di gravità varia come 1 fratto r alla seconda. E questo fatto che matematicamente fa che la traiettoria è un'ellisse, non una circonferenza. Non si vede, non è evidente, però si può dimostrare matematicamente. Molto difficile da spiegare se non in termini di matematica. Risolvi l'equazione di Newton, okay, l'equazione di moto di Newton, in un sistema di riferimento dove il Sole è al centro, okay, la geometria della traiettoria è una sezione conica, diciamo così. Geometricamente. Lui lo ha fatto molto geometricamente. Nel 1600, e lì la cosa assolutamente incredibile di quel personaggio, nel 1600 è allucinante, poi ha inventato il calcolo differenziale integrale per arrivare a queste robe qua. Non so vorrei questione di capire, specialmente dal punto di partenza, per poi rendersi conto come la fisica moderna cambia il panorama. Buongiorno professore. Adesso che con Einstein sappiamo che c'è un'equivalenza di massa ed energia, allora quella legge là dovremmo scrivere energia al posto della massa. E nel caso delle stelle noi non valutiamo la massa, ma l'energia più la massa, che poi ha una quantità di energia molto più elevata. Nel caso della teoria di Einstein l'equazione cambia forma, no? Non ci sarà più forza uguale, cioè forza del membro di sinistra uguale, ok, massa fratto distanza alla seconda. Ci sarà nel membro di sinistra geometria uguale densità di massa energia, quindi non si fa più la distinzione effettivamente.
Ma siccome sono interscambiabili, nelle equazioni Einstein però sono interscambiabili, qui cambierebbe la forma, puoi scrivere nel membro di destra la rho, cioè la densità di materia, proprio in chili al metro cubo, o trasformarlo con E uguale mc alla seconda, non cambia nulla. Perché ogni forma di energia o massa genera curvatura della, curvatura della geometria. Questa profonda equivalenza tra ciò che chiamiamo massa e energia, in tutti i sensi, secondo la relatività di Einstein. Ma sì. Nel caso di una stella che produce energia, non ha solo massa, ma anche una forte quantità di energia, solo che l'approssimazione della quantità di massa è molto superiore all'energia che... Quindi è un'approssimazione comunque. Sì, se metti il membro di destra soltanto la massa di una stella, trascuri l'energia, il calore, la luce, la radiazione elettromagnetica prodotta, ma è una piccola quantità. Nel caso di una stella, sì, stella in equilibrio. Però un'altra grande differenza tra Newton e Einstein sarà che non solo la densità, come diceva la signora prima, la densità di massa o energia causa gravità, ma anche la densità di pressione, e lì c'è una piccola correzione da aggiungere, non è indifferente questa pressione, strana, molto strano, ma nella teoria di Einstein la pressione genera gravità. Cos'è? Diversa, ma arriveremo a questo appunto nelle prossime lezioni, diciamo, ecco, è tipico di Einstein. Bene, che sia il caso di chiudere, il professore è reduce di alcune ore di lezione. Sì, dicevo, il professore è reduce di alcune ore di lezione oggi all'Università di Brescia, e quindi dovresti essere un po' stanchino. No, se volete, siamo qua.